Mm-hmm. <laughs> Buongiorno a tutti, ci rivediamo per un'intervista. Io ho l'onore oggi, oltre che il piacere, di avere qui con noi il professor Pierluigi Rossi, medico-chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione, medicina di igiene e medicina preventiva e docente universitario. Quello che... Buongiorno professore, ciao. Grazie, buona giornata. Allora, quello che è l'argomento di oggi in realtà è un argomento molto attuale, forse... Troppo poco attuale rispetto all'utilità che esso ha, ovvero la nutrizione. Ma la nutrizione non come semplice assunzione degli alimenti, ma come capacità di utilizzare il cibo che noi mangiamo come fonte di benessere, quasi di salute o di recupero di una malattia. Alcuni di noi hanno imparato a distinguere un connotato di cosiddetta nutrizione clinica infatti di quello che mangiamo perché noi sappiamo che non basta assumere cibo per poterlo digerire per poterlo assimilare e quindi per poterlo utilizzare e le moderne conoscenze ci insegnano a trarre dal cibo quasi eh, uno strumento magico per riportare gli equilibri come sappiamo non solo nutrizionale ma di tutti i nostri sistemi e proprio perché eh, tu sei tra le tue diverse sfumature della tua pratica clinica universitaria e ambulatoriale quotidiana, un esperto in questo soprattutto, in quello che è la nutrizione molecolare, che forse è la base di quello che è la conoscenza della nutraceutica o della psiconeuroendocrina immunologia dell'alimentazione, la prima domanda che ti faccio è questa, come è cambiata la nostra alimentazione quotidiana rispetto all'ebulazione, eh, rispetto alle eh, attuali e reali eh, esigenze nutritive e metaboliche e soprattutto immunitarie dei nostri giorni. È cambiata sostanzialmente nel tempo e potrà cambiare ul ulteriormente nel prossimo futuro ma vedete questa mano che porta il cibo dal piatto alla bocca modifica ogni volta che noi mangiamo la composizione del nostro sangue. Dopo aver mangiato siamo diversi rispetto a prima, a ogni pasto. E quindi noi abbiamo un profilo metabolico, un profilo ormonale nettamente diverso rispetto a prima di mangiare. Non c'è il tempo né per preparare il cibo né per mangiare. Si corre al supermercato, si porta il cibo in frigorifero si apre il frigorifero, non c'è il tempo per preparare il cibo, quindi le condizioni sociali possono condizionare notevolmente la scelta degli alimenti. E quindi noi se non focalizziamo il rapporto vitale tra l'alimentazione e il nostro organismo e i nostri organi, noi perdiamo conoscenza. E l'ignoranza, intesa come non conoscenza, eh, genera malattia. Quindi la malnutrizione è diffusa, cara Monica. La malnutrizione in eccesso e la malnutrizione in difetto. Di questo sicuramente ti farò una domanda tra un attimo, ma a proposito di quello che stavi dicendo, quindi sei d'accordo con me se diciamo che... Tutto questo che hai descritto è forse in questo momento di stress vissuto da pandemia, da Covid-19, enfatizzato. Sappiamo infatti che i meccanismi di eh, resistenza e quindi di sopravvivenza che noi definiamo in quello stato di stress in cui appunto tutti gli equilibri ormonali, metabolici e eh, di scelte quotidiane sono così condizionate. Sappiamo anche che esistono solo due ormoni nel nostro corpo che danno sazietà, gli altri danno fame proprio perché il nostro corpo, tu mi insegni, è fatto per reagire alla sopravvivenza e è giusto quindi dire che in questo momento di stress c'è un po' una sorta di cortocircuito per cui l'organismo sotto pressione quasi in una gabbia, come un topolino in gabbia, si affida a una scelta alimentare, non per una consapevole scelta, ma qua, quasi già per un condizionamento. L'aspetto principale è che le persone non hanno sufficiente conoscenza di ciò che succede dopo aver mangiato. È chiaro che uno mangia, aumenta la glicemia, gli aumenta l'insulina e dopo un paio d'ore ha ancora fame e crede di mandare via la fame mangiando, pertanto più uno mangia più eh, eh, arriva la fame. Noi fisiologicamente siamo strutturati dall'evoluzione naturale per vincere la fame, non abbiamo strutture per vincere l'abbondanza, è questo che succede, ma la natura poi eh, svolge un ruolo importante perché quando una persona accumula un eccesso di grasso, lo fa ammalare e, e, e genera delle malattie. Ora, possiamo anche sopravvivere, però la natura fa un processo selettivo, in quanto uno che mangia in eccesso è una rapina che lui fa all'ambiente e alla natura. Quindi l'aspetto la, fondamentale, Monica, è la conoscenza. Io sono miope, no? Però eh, se mi metto gli occhiali vedo tutti, vedo bene. Ecco, io credo che noi medici dobbiamo avere il dovere. Di, di servire, di portare gli occhiali per vedere il ruolo fondamentale e primario che l'alimentazione ha nel determinare la salute, ma anche la longevità, l'efficienza. Il gossip, il chiacchiericcio che abbiamo avuto finora, dobbiamo superarlo. E quindi il nostro compito è quello di alzare l'orizzonte scientifico come carità scientifica, come servizio, proprio come medici. E questo possiamo farlo perché il meraviglioso connubio tra conoscenza di come funzioniamo, di come ci ammaliamo e come su tutto questo eh, interagisce il cibo che noi assumiamo ogni giorno è incredibile ed è una fonte incredibile per noi di strumento. E riguardo a questo, quali sono. Eh, se puoi dirci per chi ci sta ascoltando, i nemici nascosti della nostra alimentazione, quella non più grossolanamente sbagliata, ma quella che diventa subdolamente sbagliata e condizionante, l'aumento la, la, e... costante e continuo di massa grassa. Eh, in quanto più la massa grassa aumenta e più si localizza a livello viscerale e a livello ectopico. Queste sono le condizioni progressive per invecchiare male, per perdere muscolo, la sarcopenia e per creare quella condizione di infiammazione di base che è un processo degenerativo che bisogna modificare. Giorno dopo giorno noi non ci rendiamo conto, però il nostro organismo può andare incontro a una riduzione progressiva del grasso sottocutaneo, il tessuto di sottocutaneo, e aumentare la massa grassa viscerale e poi successivamente procedere nella diffusione, nell'infiltrazione degli acidi grassi su organi che non sono deputati. Um, accogliere i grassi come il fegato che ha la steatosi epatica è già in una condizione di diffusione di grasso ettobico. nel muscolo, il grasso intramuscolare eh, crea un danno per cui una persona che si alza da, dalla sedia, dalla poltrona non riesce ad alzarsi con la forza delle sue gambe, deve aiutarsi con un bastone o con le mani, oppure una persona che deve svitare una bottiglia d'acqua minerale quotidiano non ce la fa perché non ha muscolo oppure non può portare la spesa. Quindi sono gesti quotidiani che esprimono una sarcopenia, ma la sarcopenia è collegata con questa diffusione del grasso in tutti gli altri organi. Per non, non ricordare che il grasso può, può creare un processo infiammatorio che, con delle citochine e che possono creare anche una neuroinfiammazione cerebrale con decadimento cognitivo cerebrale. Un esempio, tanto per riuscire a farci capire, vado in un grande parcheggio dove ho posteggiato la macchina, mi fermo e mi chiedo: ma dove l'ho messa la macchina? Ecco, aver perso il punto di riferimento dove ha posteggiato la macchina, questo è un segno di decadimento cognitivo, cioè la quotidianità che appasta inosservata, ma goccia dopo goccia altera il tuo corpo e ti fa invecchiare. Ecco, perfettamente allora. A questo riguardo noi possiamo dire, eh, per dare qualche informazione pratica, che eh, esiste un meccanismo che noi adesso conosciamo nella rivalutazione del nostro sistema immunitario che viene attivato. Ne avevamo parlato anche la volta scorsa con un oncologo di fondo, che è quello qui accennavi dell'infiammazione cronica silente, cioè quella subdola, non quella che ci fa guarire una cicatrice, ma quella che lavora per conto suo come una brace che da un punto di vista non. Non fa il suo lavoro e ad oggi il suo lavoro vuol dire sconfiggere un nuovo virus quando entra con noi eh, in contatto con noi dall'altra parte consuma, cioè consuma tutte le sostanze microscopiche, cose fondamentali per l'efficienza degli organi poi di smaltimento del fegato, ma anche, come stavi dicendo, del sistema nervoso, perché sappiamo che il nostro sistema nervoso sente l'infiammazione e il nostro sistema immunitario sente il nostro sistema nervoso. E quindi a questo riguardo noi possiamo dire che tutto ciò se leggo bene quello che mi dici, che mi hai detto, tutto ciò che in qualche modo eh, rallenta i meccanismi di smaltimento da un lato e dall'altro favorisce l'accumulo, soprattutto in quei termini che accennavi, del grasso viscerale, per chi ci ascolta vuol dire il grasso addominale, cioè non esiste un'obesità uguale per tutti, giusto? Esiste un'obesità sì. che è più pericolosa di altri. Ebbene, allora in questo senso gli alimenti che più... In modo veramente nascosto, vorrei dare un'informazione pratica a chi ci ascolta: sono pericolosi per darci questi? Quali possono essere? Ma sono tutti gli alimenti che, mh, per esempio, contengono gli acidi grassi saturi. Noi siamo inquinati da acidi grassi saturi. Gli alimenti non abbiamo il tempo per mangiare né per preparare il cibo, e finiamo per mangiare alimenti prevalentemente animali, formaggi, salumi e, e altri prodotti di derivazione degli animali. Quindi noi abbiamo un introito eccessivo di acidi grassi saturi. Poi questi acidi grassi saturi hanno una funzione, vengono eh, tamponati in un primo momento nel, nel tessuto adiposo sottocutaneo, ma se il tessuto adiposo sottocutaneo è senescente e no, no, non riesce ad accogliere questi acidi grassi saturi, essi vanno nel, nel nel grasso viscerale e poi nel grasso etopico. Però i grassi entrano dentro le cellule e svolgono una funzione di inquinamento cellulare perché gli acidi grassi saturi hanno un'azione genomica, cioè agiscono sul DNA orientando il metabolismo delle cellule in posizione down. Questa è la genomica nutrizionale. Molte, molti di noi abbiamo questo inquinamento diciamo, eh, silente. Che, che, dato dai grassi e poi ci sono l'eccesso dei carboidrati. Noi siamo in una, in una società che è basata sulla farina. Guardate quanti alimenti fatti con la farina, composti e ottenuti con la farina, mangiamo durante la giornata. Dalle fette biscottate al pane, alla pizza, alla pasta, ai prodotti da forno e così via. Ecco, queste farine spesso sono farine che hanno un alto contenuto di glutine, quindi creano un problema all'intestino perché la porta attraverso la quale entra il cibo dentro di noi è l'intestino, e quindi problemi di, di igiene e benessere intestinale. Ma queste eh, eccessive dosi di carboidrati nel fegato, eh, attraverso la lipogenesi, vengono trasformati in acidi grassi saturi. E quindi noi abbiamo un eccesso di acidi grassi saturi o direttamente o attraverso una, un introito eccessivo di carboidrati semplici. L'altro elemento che vorrei sostenere è la carenza della fibra. Della fibra alimentare vegetale, perché la fibra alimentare è solo nel mondo, negli alimenti vegetali: la fibra alimentare è nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi, insomma negli alimenti di origine vegetale. La fibra alimentare, specialmente la idrosolubile, è nutrimento del microbiota, di questo organo metabolicamente attivo composto da batteri che si trova nel nostro intestino. Allora, se noi non introduciamo una giusta quantità di fibra idrosolubile, noi avremo un'alterazione del microbiota. E il microbiota è un organo che è, può agire a favore della nostra salute o contro la nostra salute. E questi aspetti quotidiani eh, che non vengono focalizzati, quindi un eccesso di alimenti di natura animale e una carenza di alimenti vegetali. Io faccio sempre questo esempio: e noi dovremmo mangiare l'80% degli alimenti vegetali, che vengono dal mondo del vegetale, e il 20% degli alimenti animali. Ma si può vivere anche senza gli alimenti animali io sono favorevole ad un'alimentazione eh, vegetale, io non uso più il termine vegetariano e vegano, uso il termine vegetale con, una, in, con un invito, coloro che mangiano solo alimenti vegetali eh, stiano attenti a, a due acidi grassi insaturi che si chiamano l'EPA e il DHA che entrano nei fosfolipidi delle membrane cellulari, specialmente dei neuroni cerebrali ma anche di, di tutti i nostri neuroni. L'EPA e il DHA sono in due alimenti solo nei pesci e nelle alghe. Mio figlio lavora e, e abita a Tokyo, a Tokyo mangiano le alghe tranquillamente, a me non piacciono, ma se io non mangio le alghe, l'EPA e il DH eh, non lo posso introdurre e devo mangiare una porzione di pesce, almeno una porzione di pesce alla settimana, oppure due, due uova. Mm -hmm. Perfettamente, quello che eh, dici quindi eh, sottolinea il fatto che eh, la prima porta d'ingresso non solo verso l'ambiente anche metaforicamente ma quello che mangiamo e quindi la capacità di assimilare oppure no appunto il microbiota cioè quella flora batterica intestinale in quest'ottica in quest parliamo dell'intestino che la fa da padrone in quello che io chiamo un laboratorio che a seconda della sua funzione eh, fa tutti i suoi compiti a partire da una sana digestione. Ed è noto da poco che ehm, la salute non solo di questo microbiota ma anche di quella che noi chiamiamo l'unità funzionale, ovvero microbiota e integrità della mucosa intestinale è fondamentale. Tanta da essere considerata quasi un apparato per le sue conseguenze, come dicevi tu, sia nel bene che nel male, di interagire con la cognitività, con il senso dell'umore, ma anche con tutti gli organi, il cuore, il sistema ormonale, il sistema immunitario. In più c'è questo aspetto che tu accennavi, ov via, ovvero della genomica del cibo, in cui si è visto che anche il microbioma, ovvero la parte genetica della popolazione della nostra flora batterica, ha il suo bel da fare nel gestire gli equilibri. E, e mh, vorrei chiedere, chiederti se sei d'accordo quando uh, quello che emerge è che... Uh, rispetto anche all'evoluzione di cui tu parlavi, rispetto al fatto di oggi andare in supermercato e scegliere il troppo piuttosto che procacciarci il cibo, c'è in realtà una non ancora evoluzione adattativa del nostro microbioma. È come se lui fosse ancora, eh, come dire, resettato o taggato sui sistemi di riconoscimento di cibi antichi, non ancora quelli nuovi, giusto? È così, cara dottoressa Monica. Ti dirò di più: che noi stiamo facendo una selezione della, del microbiota intestinale, cioè alcune specie scompaiono perché eh, con questo tipo di alimentazione che che facciamo adesso alcune specie scompaiono dovremmo fare una banca del microbiota per difenderci in futuro non abbiamo più il microbiota di un secolo fa questi aspetti ci sfuggono però dobbiamo ricordare che l'intestino è rimasto all'età della pietra e, 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 diciamo che l'intestino è l'hardware il cibo è il software l'hardware è rimasto all'età della pietra è cambiato il cibo e cambiando il cibo eh, modifichiamo l'intestino, perché l'intestino è, è un organo che accoglie il microbiota, però è un organo sensoriale, percepisce tutti gli odori, tutti i sapori, il tatto, la consistenza del cibo, il 70% del sistema immunitario nel nostro intestino. Quindi noi non percepiamo gli odori e i sapori che... Che una volta che sono superati la nostra bocca e le nostre papille gustative e olfattive, ma quando entra giù nell'intestino, in è, ch è chiaro che va sotto il controllo del sistema nervoso autonomo del nervo vago. Per cui noi non percepiamo in maniera cosciente gli odori e sapori che del nostro cibo nell'intestino, in ma esistono queste stimolazioni viscerali. Queste stimolazioni viscerali partono e vanno su al cervello, però non esiste il, cerve il cervello eh, primo o, eh, il cervello cranico primo o il cervello eh, eh, intestinale secondario. No, nell'organo umano il, il cervello è un cervello diffuso, non c'è solamente l'attacca cranica, il cervello è su tutto quanto l'organismo ed è composto da neuroni che sono formati durante l'età gestazionale, nell'utero della nostra mamma, sono le cellule più grandi. Tutto questo sistema enterico, dove c'è una grande quantità di neuroni, dove c'è il, il sistema immunitario, dove c'è il microbiota, ecco, arriva un cibo. Questo cibo non è adatto. Noi non ce ne rendiamo conto, però eh, questi effetti quotidiani eh, eh, vengono reverberati su tutto quanto il nostro organismo. Quindi, se noi pensiamo al microbiota intestinale, il microbiota intestinale mangiando la fibra produce gli acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi a catena corta vengono diffusi essendo idrosolubili sia con il sistema venoso sia con il sistema linfatico e vanno a nutrire, diventano nutrimento di altri batteri. E quindi, c'è un rapporto, per esempio, tra il microbiota polmonare e il microbiota intestinale, c'è un rapporto diretto. Per cui, se gli acidi grassi a catena corta non arrivano al microbiota polmonare, questo soffre, è in sofferenza. Quindi, noi cominciamo a pensare al microbiota come un sistema che non è solamente nell'organo, è nell'organismo e questo sistema ha una valenza, una, eh, una logica biologica comune. Per esempio il, il microbiota del tessuto adiposo molto importante dove va a finire anche il coronavirus, dove va a finire eh, il virus del, dell'AIDS dell'HIV, dove va a finire il, il citomegalovirus e gli Herpex virus, dove va a finire anche il micobatterio della tubercolosi. Quindi eh, il microbiota della, del, eh, adiposo sta diventando sempre più importante. E quindi il grasso viscerale, quello che sta all'interno dell'addome, eh, il grasso mesenterico e il grasso mentale, sono eh, modalità di grasso che svolgono funzioni fortemente immunitarie. Quindi l'organo di oggi viene definito, specialmente quello viscerale, come un organo immunitario non linfoglio. Scenari scientifici e orizzonti nuovi per la scienza dell'alimentazione. Mm -hmm. Certo, tanto che è un sistema immunitario sia nel bene ma anche nel male, purtroppo, e, e il, le patologie più gravi eh, che accadono adesso, che portano eh, le persone in terapia intensiva, eh, sono proprio legate a questo. E mi soffermo tra un attimo su questo discorso. Rispetto a quanto tu hai descritto adesso, che eh, fa parte del momento: Nuovo, paradossalmente nuovo, perché in realtà riprende appunto come noi funzioniamo, per fortuna, e quindi eh, la valenza di capire dove si sbaglia, dov'è l'errore per cui ripararlo e quindi riportare all'equilibrio, quindi la guarigione. Hegemoni, nella mia veste, ha voluto fortemente dedicare proprio una rubrica a quella che è l'eubiotica, proprio perché, contrariamente a quello che si pensa, l'eubiotica non è un fatto puramente intestinale, ma, come dici tu, sistemico. 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 A questo riguardo, eh. se eh, già tu mi dai l'ok, ok, io ti recluterò un'altra volta a parlare proprio di questo argomento che è importantissimo per tutte le eh, sfumature di applicazione che fanno parte della scienza medica moderna. Quindi, se già mi dai l'ok, ok, sicuramente sarà sì. la ok. Invece, io dobbiamo, volevo... dottoressa Monica, dobbiamo sì. superare, aiutare a superare l'antropocentrismo alimentare. Cioè nel senso che noi pensiamo di mangiare solo ed esclusivamente per le nostre cellule. Noi mangiamo e respiriamo soprattutto per i batteri, per i microorganismi che sono dentro di noi. E la genomica che noi eh, attraverso i nostri cibi esercitiamo sulle nostre cellule, eh, questi nutrienti dei nostri cibi vengono, esercitano la loro nutrigenomica, la loro genomica anche nei batteri. Cioè è un mondo completamente nuovo. Siamo nei primi secondi della genomica nutrizionale che durerà secoli. Avremo la capacità di orientare le nostre cellule, in particolare le cellule staminali, oppure le nostre, i nostri neuroni, verso potenzialità che oggi noi neppure pensiamo. Però possiamo farlo attraverso un'azione genomica. E questo. È un orizzonte che dobbiamo aiutare a trasmettere, perché la stragrande maggioranza delle persone ancora non conoscono gli effetti della genomica. Per esempio, uno stato di insulinoresistenza: eh, l'insulino-resistenza è per la mancanza di un recettore, cioè di una proteina sulla membrana cellulare. Questa proteina non viene prodotta perché all'interno delle cellule c'è un'alterazione della loro genomica e della loro sintesi proteica. Ma lo stesso, lo stesso problema del colesterolo LDL. Il colesterolo LDL per poter entrare dentro le cellule ha bisogno di un recettore, di una porta attraverso la quale fare entrare il colesterolo, ma se il recettore non è dato perché dentro la cellula c'è un eccesso di acidi grassi saturi, non si ha la sintesi di quel recettore, l'LDL colesterolo non scarica il colesterolo dentro le cellule e rimane eh, nel, 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 nel torrente sanguigno. Sono patologie recettoriali. Che bisogna aiutare a, a risolvere, non si risolve il colesterolo prendendo una, un farmaco che blocca la produzione di colesterolo. Infatti, le persone che hanno il colesterolo alto, per esempio, hanno anche la vitamina D bassa, è proprio una reazione tipica per carenza di colesterolo dentro le cellule. Okay. E a tal riguardo si è scoperto relativamente da poco che chi soffre di quella sindrome che si chiama, per chi ci ascolta, sindrome dell'intestino permeabile, una sorta di mm. colabrodo della mucosa che comporta una perdita della barriera, come dicevamo, ma anche dell'efficacia eh, e dell'equilibrio del microbiota, si è visto che spesso può correlare a un incremento di quella parte del colesterolo eh, pericoloso, che è la lipoproteina piccola, che purtroppo pochi indagano, così fortemente sì. associato alle malattie cardiovascolari e solo sì, di recente si sì. è visto che un'alterazione della microbiota e della barriera può essere legata a questo. Ti chiedo una cosa, ci è arrivata una domanda. Prima hai parlato appunto della nutrigenomica e noi sì. sappiamo che nutrigenomica e genomica vuol dire anche appunto lo stile di vita che condiziona lo sviluppo o meglio l'accensione di geni per cui noi siamo predisposti oppure no ad ammalare. C'è una domanda che ci chiede, una dieta senza di glutine è consigliata? Si può mangiare senza glutine, ci mancherebbe, senz'altro. Per esempio ci sono tanti cereali che non contengono eh, glutine, quindi possiamo tranquillamente farla. Eh, vorrei ricordare, oltre al glutine, che l'intolleranza al glutine non è mai sola ci può essere l'intolleranza permanente che è la celiachia, l'intolleranza temporanea che è la gluten sensitivity, però non è mai solo l'intolleranza al glutine, perché c'è l'intolleranza al lattosio che non è mai solo, quindi non si guarisce sostendendo il lattosio, e c'è l'intolleranza all'istamina, quindi queste tre eh, intolleranze al glutine, all'istamina all e anche eh, al lattosio. Ma in particolare, dottoressa, Monica, io mi sto accorgendo come sta aumentando notevolmente l'intolleranza all'istamina, okay. perché ne, sia per preformata oppure che si forma per il microbiota e per altre reazioni biochimiche dall'istidina all'interno del nostro intestino, però l'istamina eh, viene attaccata da un enzima che viene prodotto dai villi intestinali che è il DAO di amminossidasi. però se i villi intestinali sono compromessi i villi intestinali si trovano solo ed esclusivamente nell'intestino tenue, sono le porte attraverso le quali si ha l'assorbimento oppure si può avere quell'alterazione della permeabilità che hai accennato prima. Questi villi intestinali possono andare incontro ad un'alterazione della loro struttura e della loro funzione. Pertanto non danno gli enzimi perché eh, eh, nell'intestino tenue si ha la digestione enzimatica, per cui si, si ha la digestione del, del glutine, la digestione del lattosio e la digestione de, anche eh, l'attaccamento e eh, la distruzione dell'istamina. Quindi, se i villi intestinali sono alterati e non si ha gli enzimi, si hanno intolleranze alimentari e, in particolare, l'intolleranza all'istamina per carenza di questo DAO. Esiste anche un esame, come voi sapete, come tu sai. Che il DAO test che ti fa vedere la presenza eh, di, di questa capacità, di questa enzima contro l'istamina. Chi ha un DAO test positivo vuol dire che eh, non riesce a, a, a alterare, a distruggere, a scomporre l'istamina. Mondi nuovi che Questo... vanno, vanno visti con, con una logica sistemica come dicevamo prima. Esattamente, questo io lo vedo nella mia pratica clinica quasi in ogni regione dove ho ambulatorio ed è una cosa, come dici, assai poco conosciuta. E, e quello che e spiego a volte e, in modo semplice è che il nostro intestino è come un campo di margherite a seconda di quello che noi mangiamo, eh, ci passiamo sopra con un trattore oppure no. E i villi sono queste margherite. Questo dell'intolleranza all'istamina, mi permetto di sottolineare. Per chi ci ascolta, che magari non per forza è un tecnico, che come dici tu, le intolleranze di cui hai accennato sono le intolleranze vere o perché difetto enzimatico o perché produzione di anticorpi come nella celiachia, o comunque difetto immunitario come nella gluten sensitivity, nulla a che fare con quello che era un concetto antico delle intolleranze alimentari. E qua vorrei la tua opinione: eh, che non trova più nella maggior parte del tempo. Una collocazione attuale perché io reputo che eh, non si possa più, per esempio, parlare di intolleranza al nickel. Una cosa è l'allergia al nickel, una cosa è una situazione di disbiosi che può passare anche per questo canale enzimatico alterato, della istamina o per altri che non è più in grado di eh, tollerare i cibi, ma non per la gravità e tipologia del tibo, ma per un'ipersensibilità dell'intestino. Cosa ne pensi? Eh, noi dobbiamo guardare, noi non mangiamo l'alimento, mangiamo i pasti, l'insieme degli alimenti in un pasto dove passa il cibo nell'intestino, lascia il suo segno. Quindi, noi dobbiamo guardare l'alimentazione che facciamo, vedere eh, gli effetti che questo cibo ha sul nostro intestino che da, deve essere veramente riscoperto, ri, eh, riposizionato ma non più come settore per cui colui che ha, già, ha un riflesso gastroesofageo eh, controllerà lo stomaco, colui che ha la stipsi, la diarrea, il meteorismo andrà a controllare il colon, noi dobbiamo vedere l'intestino come un sistema unitario, unitario non si può pensare di risolvere il problema nel colon, perché c'è la stipsi quando dimentichiamo che abbiamo 8 metri di, di intestino prima. Mm. E quindi noi dobbiamo guardare l'intestino nel suo insieme, allora riusciamo a capire. E questa enfatizzazione anche della la cosiddetta allergia al nickel, anch'io sono molto, molto catu... Ca Cauto e, e, e sto attento, se tu tieni la barriera intestinale, la parete intestinale in perfetta salute, hai un microbiota in perfetta salute, no, non c'è problemi, puoi mangiare legumi, puoi mangiare semi oleosi, e, beh, molte persone si astengono da mangiare alcuni nutrienti e possono andare incontro in una malnutrizione da carenza. E poi vorrei aggiungere un altro aspetto che sta emergendo, come il grasso eh, del mesentere, cioè quel grasso che è attaccato alle ansie intestinali, svolge una funzione di seconda barriera. Eh, la, la natura ci ha pensato, nel momento in cui mangiamo male, quando abbiamo un microbiota alterato, la parete intestinale si altera, può entrare... Può entrare dove non possono entrare, ecco, tutto quello che arriva poi, eh, superata la barriera intestinale, può incontrare il grasso mesenterico e omentale, eh, in modo tale da svolgere una funzione immunitaria di seconda barriera e si sta vedendo anche il morbo di cron che sta aumentando notevolmente, e proprio perché c'è il grasso che si è attaccato all'ansa intestinale, che è un grasso, è un grasso avvolgente, avvolge l'intero eh, tubo intestinale comprimendolo. Scenari che fino a qualche mese, qualche anno fa non si pensava. Quindi noi dobbiamo vedi, però cara Monica, io ho, ho qualche anno più di tempo, di esperienza e ho 46 anni di attività professionale, è solo l'umiltà che crea il futuro. Solo l'umiltà crea il futuro, credi? E tutta la ricerca scientifica è basata sull'umiltà. Quando una persona ci dice guarda, il mondo, eh, questo, questo assetto scientifico, eh, clinico, patologico, anatomo patologico, ci cioè, sta orientando verso su questo mondo? Non ti ritirare nella tua presunzione di conoscere tutto, perché la scienza procede attraverso meccanismi di umiltà, attraverso umiltà creativa e produce idee nuove. Diceva Schopenhauer, non abbiamo paura eh, delle idee nuove, purtroppo abbiamo paura di perdere le idee vecchie. Questo certo. è il mondo che stiamo vivendo. Io ti ringrazio tanto per quello che stai dicendo perché... Eh... Uh, questo bellissimo impegno che mi sono presa eh, di questa piattaforma. A questo scopo qua cioè di dare le informazioni alle persone che siano non opinioni ma siano eh, dati scientifici in modo aperto cioè di conoscenza non settoriale che hai descritto esattamente tu eh, ancora due cose e poi ti lascio perché veramente il tempo purtroppo è tiranno e non voglio portarti via troppo tempo eh, rispetto a quello che hai appena descritto dell'importanza a parte del noto eh, sistema immunitario dicevi il 70% del nostro sistema immunitario è localizzato Proprio nella sottomucosa, e quindi inevitabilmente dipende da tutto quello che c'è sopra, quindi mucosa e microbiota. Ma anche questo del grasso. Io vorrei ricordare anche per chi ci ascolta che eh, la eh, fragilità di un individuo a, eh, ad oggi perché vorrei essere utile rispetto a una semplice contrazione dell'infezione da Covid e il passaggio da infezione invece da, a malattia o a malattia grave, sappiamo che che dipende da molti fattori, in realtà che vengono eh, conosciuti appunto da chi ha l'umiltà di esplorare e purtroppo non da tutte le parti di conoscenza scientifica. In quest'ottica sappiamo che eh, le, per le modalità tipiche di attaccamento e di entrata nella cellula del virus che sappiamo essere a RNA, un apparato enzimatico è molto importante, il cosiddetto apparato e sistema ACE. Che Uh, diffuso in tutte le cellule ed è per questo che il virus attacca tutte le cellule. Ne sappiamo infatti gli effetti intestinali, gli effetti neurologici, gli effetti cardiaci, gli effetti muscolari. A tal riguardo, rispetto a quello che dicevi, è molto importante secondo me sottolineare il fatto che uno delle, eh, dei, come dire, degli organi, dei substrati che noi dobbiamo eh, favorire eh, in equilibrio per evitare che appunto il contagio diventa malattia e che la malattia diventi eh, terapia di, eh, intensiva, e appunto l'organo intestino, così come la salute del cavo orale e quant'altro. A questa in questa ottica io vorrei chiederti una cosa. Allora, uno per il fatto che io so che tu hai avuto il coronavirus e se ti puoi, eh, puoi dare la tua, eh, eh, come dire, anche esperienza clinica di quello che è la nostra conoscenza degli strumenti che so tra l'altro a te molto cari, e l'altro poi vorrei sottolineare l'importanza che ha aggravare la malattia, quindi veramente per chi ci ascolta contagio non vuol dire malattia, vuol dire infezione, se noi abbiamo un sistema immunitario a posto lo debelliamo questo virus, ma nella fragilità del sistema immunitario oltre a un sistema di poso che produce infiammazione, come dicevi tu, sappiamo esistere anche quel fattore chiamato sarcopenia, ovvero quella mancanza di proteine, di proteine strutturali, che, e mi taccio subito, vogliono dire strumenti muscolari, che sono così importanti nel, nel post. COVID, che sappiamo esistere una sindrome d'astenia da post-covid, ma anche nel costruire le globuline per eccellenza che sono gli anticorpi che ci aiutano nella difesa. Quindi vorrei la tua esperienza. La mia esperienza è stata che purtroppo è partita tutta dalla mia suocera che è seguita da una badante e che poi ha attaccato a, a mia moglie e a me questo virus. Però appena abbiamo fatto la diagnosi con un tampone molecolare ho impostato immediatamente quello che per me è fondamentale, la prima settimana della presenza del virus dentro il nostro organismo. E in quella settimana noi sperdiamo l'olfatto e il gusto. E il virus si colloca all'interno dell'intestino tenue in particolare perché ci sono molti recettori ACE, quindi da, entra con l'apparato respiratorio ma va a finire giù nell'intestino. E Quindi nell'intestino abbiamo disturbi intestinali, abbiamo diarrea, possiamo avere tanti altri disturbi intestinali per cui abbiamo inappetenza, non si mangia. E la persona non mangia. E questo è un gravissimo errore, perché nel momento in cui vai in malnutrizione, perché non mangi per l'insieme di queste sintomatologie che ho appena accennato, il tuo sistema immunitario è strettamente collegato con la nutrizione. Pertanto eh, nella prima settimana uno non mangia o mangia male e questo è un danno perché eh, se in quel momento il nostro organismo ha bisogno della massima capacità di eh, attivazione eh, del sistema immunitario per far fronte all'invasione del coronavirus. E allora per esempio proprio un punto fondamentale e le proteine, quindi la, evitare la malnutrizione proteica. Addirittura eh, nelle, nella persona anziana, ma anche nelle persone che sono esposte o come prevenzione o come eh, o esposte eh, in quanto hanno il loro, eh, nel loro organismo il coronavirus, sono le proteine. E allora io ho adottato quattro per esempio, nella prima settimana, io, mia moglie e la mia suocera Dina, che ha 85 anni, abbiamo mangiato quattro uova fisse in una settimana. Quattro porzioni eh, di eh, pesce perché danno le vitamine, ma contengono anche due acidi grassi in polinsaturi, l'EPA e il DHA, che intervengono nel processo infiammatorio oltre all'apporto della vitamina D che c'è nelle, nelle uova e nel pesce. Quindi, attenzione alle proteine, sia di natura animale ma anche di natura vegetale, per esempio 100 g di lenticchie contengono 27 g di proteine, i semi oleosi, le mandorle, le noci, i semi oleosi sono particolarmente ricche anche di proteine vegetali. Poi bisogna stare attenti alla sorgente dei carboidrati, la sorgente dei carboidrati dovrebbero essere dei cereali interi. Tipo riso, riso integrale, non il riso bianco, il riso integrale, l'orzo, il farro o altro integrale o altri cereali che desiderate, perché dobbiamo ridurre il carico del glutine, della pasta e del pane. Oppure prendiamo il pane a, a doppia lievitazione in modo tale che il glutine sia particolarmente abbassato. Quindi noi dobbiamo proteggere il nostro intestino dal glutine, dal lattosio, perché i nostri villi intestinali sono esposti purtroppo al virus e non devono affaticarsi. Poi possiamo passare alle. Ai grassi che sono l'olio extravergine di oliva, perché per la sua frazione non lipidica, e poi il toccoferoli, i polifenoli, la quercetina, l'olio urupeina. Sono tutte eh, molecole che hanno un'azione eh, genomica e eh, che sono molto attive. E poi possiamo, dobbiamo passare ai micronutrienti, in particolare la vitamina D. O si introduce la vitamina D con le uova, con, le, con, con il pesce, oppure si fa un'integrazione almeno di 2000 unità internazionali al giorno. Eh, L'assunzione la, deve essere giornaliera. La vitamina C, basta prendere 4 arance e 2 limoni e si ha la, la quantità di vitamina C. Adeguata nel nostro organismo circa 200 mg. E poi abbiamo la verdura cruda eh, e la verdura cotta per introdurre la fibra. La fibra alimentare è fondamentale per sostenere e nutrire il microbiota che può ostacolare eh, il virus a livello intestinale e poi anche il collegamento con l'apparato respiratorio. E infine l'ossigeno, fare attività motoria ossigenare il nostro organismo perché l'ossigeno è il principale nutriente perché dopo due minuti senza ossigeno non possiamo vivere quindi il nutriente principale del nostro organismo è la vitamina e l'ossigeno Stamani mattina, per citare quello che dicevi di Anzi, Monica, che c'è la sindrome post-COVID, perché coloro che vanno ricoverati, oppure quelli che rimangono a casa, che stanno fermi, oppure peggio che vanno in ospedale, in reparti Covid, o peggio ancora in rianimazione, vanno incontro a una riduzione progressiva della loro parte muscolare. E stamattina un avvocato importante di Firenze mi chiama e mi dice Pierluigi: ho bisogno di te perché io ero un uomo forte, un uomo anche robusto dal punto di vista muscolare. Sono stato 40 giorni intubato in rianimazione, ho perso 10 kg tutti nei muscoli, io non riesco più a camminare. E quindi ha bisogno ed è molto difficile a una certa età eh, poi ricostruire. La parte magra muscolare. Insomma, la conoscenza genera la salute e l'ignoranza, intesa come non conoscenza, può generare malattia e noi lo sappiamo, cara Monica, con tutti i nostri anni di attività professionale. Guarda, una domanda che ci fanno è in relazione alla vitamina D. Eh, io credo che sia importante sottolineare che la vitamina D che hai così eh, ben descritto nella sua utilità e anche nella sua fonte alimentare che ci dimentichiamo esserci, se sei d'accordo è importante che venga assorbita ogni giorno. Quindi rispetto uh. a una modalità di assunzione una tantum a dose elevatissimo che... È un errore. È un errore perché sul piano fisiologico, come tu sai perfettamente, la via principale della presenza della vitamina D nel nostro organismo è l'effetto del sole sui raggi, sola i raggi solari sulla cute, quindi è la cute la principale sorgente di vitamina D. Non è l'intestino, il 90% viene prodotto dalla cute, dall'azione dei raggi solari sulla cute e il 10%, solo il 10% dagli alimenti. Quindi il 90% dalla cute e il 10% dagli alimenti. Quindi l'intestino è strutturato per prendere una piccola dose di vitamina D. Quindi se tu butti giù una dose molto elevata una volta al mese, una volta alla settimana, rischi di non assorbire tutto. Quindi se fai un dosaggio piccolo ma continuo giornaliero assolvi tutto. E poi c'è il problema del sequestro della vitamina D nel grasso. Nel grasso. Perché il, il problema è che, che la vitamina D si può prendere, però dopo, quando esce dagli adipociti, essendo una vitamina liposolubile, deve andare nel sistema linfatico e attraverso il sistema linfatico, perché nella parte venosa non può entrare perché è troppo grande va nel sistema linfatico entrando nel sistema linfatico è però danneggiato e la vitamina D non riesce a passare poi dal tessuto adiposo attraverso il sistema linfatico nel sangue per cui le persone obese possono avere costantemente vitamina D, basta e non deve mai stare sotto 30 nanogrammi, non ci deve stare quindi, oltre che, no. scusami, oltre che ricordare che il tessuto grasso eh, diventa anche il fegato quindi un accumulo eh, inutile grasso Diventa intossicazione anche di fegato, che tra l'altro è così sofferente quando il microbiota è sofferente. Io starei a parlare con te ovviamente tutta la giornata, <ride> ma non, non mi è permesso, quindi veramente. Io, io devo andare a Roma tra poco. Esatto. Perché so che sei ospite fisso in una trasmissione, poi mi permetto di dire che noi saremo coinvolte in un progetto importante sugli stili di vita, se posso ricordarlo, certo. la Presidenza del Consiglio, eh, che eh, vuole utilizzare alcuni di noi in Italia per fare un buon progetto. Io me lo auguro che sia efficace, che ci sia una svolta eh, nel modo di fare salute prima ancora che di medicina. Quindi, eh, Prof, io ti ringrazio tantissimo. E sarai di nuovo nostro ospite io sicuramente ti sarò dietro e so che hai in progetto tanti lavori tante cose per cui ne riparleremo quindi buon lavoro grazie, grazie. per la tua grazie. presenza e, e ci aggiorniamo bene grazie. buona giornata e tanto salute grazie. a tutti coloro che ci hanno ascoltato Grazie, io vi saluto a tutti, vi daremo a presto la notizia della nuova eh, data della nuova intervista e state connessi. E buon proseguimento a tutti. Grazie ancora professore, ciao, arrivederci.